E simpatica ricetta che è da considerarsi veramente un piatto unico comprende tutto i carboidrati le vitamine le proteine del pesce insomma c'è veramente tutto e vedrete anche come simpatica e leggera si chiama gamberetti con riso e verdure alla cinese i gamberetti in questione eccoli qua devono essere 300 grammi di gamberetti sgusciati e scottati, ma poi eh, vedremo come trattarli. 300 grammi il loro peso. 300 grammi circa dovrà essere anche il riso. 3,50. Poi ci vuole un bel peperone tagliato così dopo essere stato pulito, julienne a striscioline sottili, sottili. 100 grammi di piselli, i piselli possono essere o quelli freschi, allora però 100 grammi il contenuto, eh, non già così sgusciato, oppure quelli surgelati. Ci vogliono due cipolle che taglieremo fini fini e poi del sedano, prezzemolo e due dadi per fare il brodo nel quale metteremo a cuocere inizialmente il riso e i piselli. Ci vuole qualche cucchiaiata di soia ed ecco perché... Questo riso l'ho chiamato così: questo piatto l'ho chiamato alla cinese per via della salsa di soia che è buonissima, saporita e che si sposa molto bene con tutto quanto. Un cucchiaio di maizena, perché le salsine dei piatti cinesi devono essere un po' densine ed ecco perché c'è la maizena. E due cucchiai d'olio d'oliva. Lì c'è già il brodo che sta preparando, eh, sta cuocendo, è pronto. Sì, nel brodo poi metterò il riso e i piselli a cuocere. Dobbiamo tritare fini fini, e dunque, allora vi devo dire una cosa: il riso e i piselli sono già stati cotti, li abbiamo conditi con un po' d'olio. Abbiamo riempito uno di quegli stampi a mo' di ciambella ed è soltanto in forno per pochi minuti ad asciugare. Intanto, qua vedete, ho tritato fine fine la cipolla con il sedano, cipolla abbondante e avete visto le coste di sedano, e devo far rosolare benissimo. Il tutto un filo d'olio oppure guardate per rendere questo piatto più leggero io farei una cosa non farei rosolare così faccio incorporare sedano cipolla prezzemolo nel filino d'olio e metto subito anche i peperoni che devono arrostire molto bene Trattandosi di un piatto che abbiamo chiamato alla cinese, le verdure devono essere abbastanza crudine. Sapete che in tutti i piatti cinesi le verdure rimangono toste. E volevo mostrarvi, intanto che eh, rosolano ancora un attimo, la corona di riso con i piselli, che come vi ho detto dopo è stato scolato. Dal brodo, ma che poi aveva quasi completamente assorbito. Abbiamo fatto asciugare in forno dando al riso ai piselli con un filino d'olio. Questa forma di ciambella nell'interno della quale andrà il nostro condimento. Adesso io unisco i gamberetti: i gamberetti al soffritto, cipolla, sedano, peperoni, olio e prezzemolo, e poi bagno tutto con la salsa di soia. Qualora il sugo non fosse eh, sufficientemente denso, posso correggere con un pochino di maizena, come vi ho detto prima. Cuociamo per pochi minuti senza mettere né sale né pepe. Poi poniamo tutto, vedete, gamberetti, peperoni, tutto nell'interno dell'incavo della nostra ciambella di riso e naturalmente il sughino fuoriesce. Prendiamo qualche filetto di peperone. E' pronto così questo piatto così invitante, che come vi ho detto è da considerarsi veramente un piatto unico. Usiamo il riso al posto del pane, e al posto del primo piatto. Ci sono i gamberetti, tante verdure buone, anzi il titolo di tutto quanto, come state leggendo in questo momento, è proprio... Gamberetti con riso alle verdure alla cinese. Spero che l'ideina vi sia piaciuta, è un'idea originale di un piatto interessante che potrebbe diventare ogni tanto la vostra cena. Io credo di non aver più tempo, anzi, proprio non ne ho, mi mandano via velocemente. Vi aspetto tutti domani, non mancate! Allora, ci prepariamo questi, eh, chiamiamoli crostoni, non sono dei panini perché il pane è solo nella parte inferiore, non viene chiuso sopra. Il titolo si chiama Rosbith Game e adesso vi spiego perché. Allora, il fondo, come vi ho detto, va fatto con una grossa fetta di pane, di questo pane casereccio, che passeremo per un 2-3 minuti in forno caldo oppure sul tostapane, la fetta così per ogni commensale, una fetta per ogni commensale. Il rosbif, qui vedete da me stasera il rosbif, quello crudo, questo proprio il rosbif classico. Che io metterò in una padella molto calda oppure nella bischettechiera a scottare da tutte e due le parti. Volendo, potreste anche prendere il rosbif, quello che acquistate dal salumiere a fette. Lascio a voi la, 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 la scelta di questa cosa. Allora, quattro belle fette di rosbif. 8 se fossero quelle già pronte perché sono molto più piccole, 4 se sono queste. Un ciuffettino di insalata riccia lavata molto bene, eccola qui, poi recupereremo qualche foglietta e la metteremo sul nostro panino, vedrete come. Un filo di burro perché col burro dovremo cospargere inizialmente le fette di pane, unitamente a un pochino di senape, allora senape e burro per cospargere le fette di pane. Una volta terminati questi nostri, questi nostri crostoni, metteremo un pezzettino di mostarda di questa dolce, di questa frutta, sapete la frutta, la famosa mostarda, una roba che io adoro, ne mangerei non vi dico quanta, devo dimenticarmi che esiste, un pezzettino e ha un gusto speciale. Ma una cosa indispensabile per fare un piatto così, per fare veramente il massimo, ci vogliono le fette Happy Snack Craft, ricordate. La prima cosa che facciamo, visto che il rosbif è di questo, come vi ho detto, crudo, io lo metto subito in questa padella antiaderente ben calda e le faccio scottare da una parte. Poi le rivolto dall'altra, pizzichino di sale. Lavoriamo un pezzettino di burro, proprio come vi ho detto, un'ideina di burro, con un cucchiaino di maionese. Eh, scusate, di che no, di maionese, di senape. E con questo composto spalmiamo la fetta di pane. Allora io vi mostro come ne prepariamo una. Eh. Prendiamo un pochino di composto e spalmiamo la fetta di pane che come vi ho detto prima deve essere prima passata un attimo in forno o nel tostapane. Ecco, così. Poi mettiamo per prima cosa... Una fetta di carne, fettina di carne così sopra, sopra la fettina di carne ci mettiamo due fogliette di insalata lavata bene, poi le due sottilette Happy Snack sopra l'insalata, una e una, due, e sopra le Happy Snack. Un piccolo pezzetto di mostarda dolce. Ecco, avete capito allora, facilissimo. Spalmiamo la fetta di pane con il burro e la mostarda. Poi ci mettiamo la carne, le fogliettine di insalata, le due fette di happy snack e il pezzetto di mostarda. Io direi che questo più che un panino è un pranzo, una cena, c'è cioè tutto, avete visto? Però è una cosa veramente simpatica e divertente. È una cosa che potreste preparare per una cena in piedi, um, però io forse vi consiglierei tutto sommato di tagliarlo con la forchetta e il coltello, è più prudente. Eh, si trattava di Rosby Game, ecco perché con il Rosby, in fondo, abbiamo fatto un gioco usando le fantastiche Happy Snack Craft. Ed eccomi tornata insieme a voi per preparare la mousse al prosciutto. Allora, una volta le mousse eh, si facevano con un grande quantitativo di burro e noi abbiamo cercato di ridurre il burro e di mettere invece al posto del burro un po' di ricotta magra. Così eh, abbassiamo notevolmente il contenuto calorico e anche di grassi di queste mousse. Però assolutamente ci vogliono 300 g di prosciutto cotto. Vi faccio un'altra premessa, la mousse va gustata a cucchiaini, un pochino spalmata su un crostino, non è che uno si debba fare un piatto di mousse, perciò piccolo quantitativo e allora va fatta bene, deve essere buona. 300 g di prosciutto cotto, unito a 100 g di ricotta magra e 50 g di burro, come vi dicevo in origine erano 150 g di burro, ma così state tranquilli che viene buonissima e va molto bene. Poi serve della colla di pesce, sapete la colla di pesce questi fogli, vi ho parlato ampiamente il mese scorso. Eh, se qualcuno mi ha perso, dico non abbiate paura, è un prodotto assolutamente naturale, è fatto con le lische del pesce veramente, è in colore, in sapore, in odore e serve per addensante. Sei fogli che vanno in un pochino di brodo, anzi in mezzo litro di brodo. Non è qui il brodo è fatto col dado, va benone. Nel brodo e mentre prepariamo questa gelatina addensata, ci mettiamo anche un po' di marsala secco, sale va nella mousse e pepe. E poi, come vi ho detto, serviamo la mousse con dei crostini, crostini di Pancaré. Prendiamo il Pancaré, lo tagliamo, lo facciamo eh, abbrustolire soltanto un attimo in forno, un minuto solo. Per prima cosa, scaldiamo bene bene il brodo e mettiamo nel brodo. I fogli di colla di pesce, vedrete che a contatto del brodo caldo si scioglieranno quasi subito. E poi ci mettiamo un pochino di marsala. Con il liquido ottenuto, cominciamo col mettere sul fondo di uno stampo, di questi da plum che giusti per le mousse. Vedete un dito di gelatina e la teniamo in frigorifero a solidificare. L'altra la tratteniamo tenendola un po' tiepida, ci serve dopo. Allora, questo è lo stampo, vi ho mostrato qui la gelatina sul fondo. Poi in questo stampo metteremo la mousse. Adesso prendiamo il prosciutto e ci vuole l'accessorio con le lame, l'accessorio con le lame, quello adattissimo per carni e cose così. Mettiamo il prosciutto, vedete, tagliato a pezzettoni, ce ne facciamo tagliare dal salumiere una fetta sola, tanto basta. Poi mettiamo la ricotta, 100 grammi di ricotta, e il burro. Ci mettiamo anche naturalmente un pizzichino di sale, non molto, eh, perché risulta un pochino dolce e va bene. E ci maciniamo un po' di pepe. Chiudiamo multipratic Qui allora cerchiamo la freccina che ci aiuta a chiuderlo. E poi lo azzoniamo alla massima velocità per un minuto e mezzo, due al massimo, fino a quando tutto sarà impastato in maniera perfetta. Poi uniamo il brodo, che ricordate è eh, servito intanto per rendere mm, più abbondante la nostra mousse, poi per sciogliere i sei fogli di colla di pesce, ricordate sono indispensabili e insaporito anche con il marsala. Allora noi uniamo anche la parte di liquido, che è mezzo litro, alla mousse che abbiamo preparato e con questo composto Riempiamo lo stampo, eccolo qua, ricordate che sul fondo dello stampo c'era la gelatina, adesso lo poniamo in frigorifero a solidificare per almeno due ore. Pronta, finita così la nostra mousse al prosciutto, mousse di prosciutto, con lo stesso procedimento volendo. Potete fare, mi chiedeva Marina prima, sì, si può fare anche col fegato, allora diventa il, non il famoso paté di fegato perché sapete ha dei procedimenti molto esatti, però una mousse di fegato lo potete fare, il fegato di vitello tagliato a pezzettini, rosolato un attimo prima in un pochino di burro, il marsala lo mettete nella rosolatura, il procedimento è lo stesso, è un antipasto, come vi dicevo all'inizio se ne mangia un quantitativo minimo, qua abbiamo i crostini e qualche pezzettino di peperone per rendere più colorato il tutto. Grazie anche questa sera per avermi seguito fin qui. Anche di questa ricetta possono partire fotocopie eh, se vi è sfuggito qualche cosa, ma ricordate che se vi regalate Multi Pratic Brown la trovate nel fantastico ricettario. Eccoci, siamo tornati, siamo tutti con voi. Tranquillissimi, state buoni, rilassati. Allora, eh, dobbiamo andare tutti a un party. Ci è stato detto, ognuno di voi porti una cosa, una cosa che prepara. Allora, noi arriveremo con un bel vassoio preparato molto bene di pizzette fredde. In modo che non si sciupino nell'andata visto che sono fredde, faremo una bella figura ma soprattutto farete tutti molto presto a preparare queste pizzette parti che io vi suggerisco questa sera. Per prepararle ci vogliono delle fette di Pancaré. Le fette di Pancaré vanno tagliate a tondini, come vedete, è già stato fatto per le mie, e poi vi faccio vedere come. E poi, una volta tagliate a tondini, passate velocemente in forno o nel tostapane per un attimo, in modo così che si asciughino e si abbrustoliscano un attimino. Poi servono dei bei pomodorini, questi lavati molto molto bene. Conoscete i pomodori sardi che troviamo in questa stagione? Ma sono di una bontà che io li mangio così come frutta. Questi però non sono sardi, ma sono stupendi lo stesso e ottimi. Era stata una divagazione la mia. Allora i pomodorini una volta lavati molto bene andranno poi tagliati a fette. Serve naturalmente dell'origano come in ogni tipo di piatto che si chiami pizza o pizzetta. Delle fogliette di basilico come sopra, un pizzichino di sale che andrà sul pomodoro. Faremo questa operazione insieme. E delle sottilette Happy snack. Quante ne prendiamo? Beh, vediamo quante ne necessitano per coprire tutti questi bei tondini di pane. Dobbiamo tagliare i pomodori, vedete, a fettine così, non tanto sottili, eh? Da un pomodorino non ne facciamo più di quattro fette. Adesso indicativamente io vi ho mostrato come si devono tagliare i pomodori. Poi vi mostro anche che prendendo una sottiletta EpiSnack, dopo aver tolto il suo involucro protettivo, con un bicchiere, lo stesso bicchiere che abbiamo usato come misura, per le fettine di pane ci preoccupiamo di avere anche la misura esatta, vedete, di una sottiletta tagliata così, poi ci mettiamo il pomodorino sopra. Un pizzichino di sale sul pomodorino, è tutto molto facile, addirittura quando sapete ho queste ricette così facili, vado in crisi, però so che a voi fa anche piacere ogni tanto avere una roba semplice. Avete visto, pizzichino di origano Foglietta ben lavata di basilico. Eccolo qua. Allora, così dovranno risultare le nostre pizzette. Se volete, potreste anche metterci un filino d'olio. Allora, la mm, sottiletta la riduciamo, come vi ho detto, col bicchiere in questo modo. Poi prendiamo. Questo formaggio qui mica va buttato e eh, poi lo mettiamo lì sul piatto dei formaggi e ci facciamo un panino così per riutilizzare tutto. La fettina così di pomodoro, il pizzichino di sale, proprio pizzichino inoino, ino, altrettanto di origano, foglietta di basilico. Poi come vi ho detto, se vi piace anche proprio ma una goccia, se mettete l'olio, mi raccomando, non più di una goccia. Preoccupiamoci di preparare tutto. Ed ecco pronto un bellissimo piatto di pizzette parti. preparatele anche voi, avete visto è tutto di una estrema facilità. Consiglio questa preparazione ai ragazzi quando preparano qualcosa a casa per gli amici, fanno una bella figura, avete visto tutto facile, non vi sto a riepilogare niente. Vi ricordo soltanto che ho usato le famose sottilette craft. Le nuove, quelle dedicate ai giovani, le Happy Snack. Ed eccomi a preparare insieme a voi riso e verze. Naturalmente, per prepararlo servono delle verze. Io ne prenderei, come vedete, qui era uno molto grande, ne basta metà. Va tolta la verza, eh, le foglie, vanno tolte le foglie più dure, quelle esterne, poi. Ridotta così a pezzettoni e lavata, mi raccomando, molto molto bene, accuratamente, mezza verza abbastanza grande. Poi serve una costa o due di sedano, sempre pulito, e due cipolle che andranno tritate minuziosamente insieme al sedano. In chiusura una manciata di grana grattugiato ci vogliono due dadi che sono già nel tegamino con dell'acqua il mio brodo è pronto e il condimento eccezionalmente sarà dell'olio io vi devo dire che questa ricetta in origine è nata col burro però io ho provato a variarla con l'olio viene benissimo provate anche voi però questa sera ritorno a blonde blonde sapete quello che non scuoce questa sera per questo risotto speciale adopero un riso speciale Ecco, io penso che così la cipolla e il sedano siano stati triturati benissimo. Infatti, questa è l'operazione che dobbiamo fare per prima: sminuzziamo cipolla e sedano. Poi prendiamo la, una casseruola, vedete come la mia, e ci mettiamo il condimento che sarà l'olio, un pochino d'olio. E mettiamo subito a soffriggere la cipolla e il sedano. Quando saranno soffritti, unirò la verza tagliata a pezzettoni e faccio stufare unendo un pochino di brodo che è qui al mio lato faccio stufare tutto per una decina di minuti a tegame coperto credo che a questo punto le verze con la cipolla e il resto sia ecco vedete dobbiamo ottenere una, così, una cosa molto morbida e quasi completamente sfaldata a questo punto possiamo unire i 300 grammi di riso blonde integro, sapete che io mi regolo e ho visto che anche non è una regola solo mia, ma è abbastanza generale. Il mio pugno sono circa 50 grammi. Allora 2, 3, 4, 5 e 6. Vedete i chicchi come sono ben scuri, appunto per quello che vi dicevo prima. Diamo una prima mescolata e poi cominciamo normalmente ad aggiungere brodo mestolino alla volta, quando però il riso si sarà scaldato e già un pochino eh, amalgamato con le verze e le altre verdure. Dunque questa, eh, come vi ho detto, era la ricetta originale, volendo potreste anche prepararla tenendo come facciamo di solito le verze quasi crude, allora le troverete un po' tostine. Quando poi servirete il vostro risotto, adesso io unisco il brodo poco alla volta e porto a completa cottura per 20 minuti. Terminata la sua cottura, vedete, mantiene questo bellissimo colore così dorato. Lo togliamo dal calore della piastra o del gas, se a casa avete il gas, e obbligatoriamente questa volta, cosa che non vi dico, a volte vi dico di fare, ma non mi vedete mai fare, incorporiamo il grana in modo da mantecarlo. Questa è proprio eh, una regola per questo tipo di risotto quasi indispensabile. Allora, una bella mescolata, serviamo naturalmente subito. Caldissimo va servito e eh, questo nostro riso e verze, la mia ideina di questa sera qui a Sale Pepe e Fantasia. Vi ricordo che ho usato il famosissimo blonde integro. Veramente deliziosa la ricetta che adesso vi suggerisco. Allora prendete subito nota degli ingredienti. Intanto vi dico che si chiama corona di riso eh, ai gamberi, in salsa di gamberi al curry. E per prepararla dobbiamo prendere dei gamberetti già sgusciati 200 grammi. Possono andare bene anche i gamberetti surgelati oppure quelli freschi, li sgusciate però 200 grammi. Poi 50 grammi di burro diviso in due volte perché andrà appunto usato in due tempi. Scalogno al posto della cipolla lo scalogno sapete più delicato, aromatico e più leggero. Scalogno che andrà tritato fine. Poi necessitano 200 grammi di panna da cucina vegetale, una crema vegetale, così alleggeriamo notevolmente questo piatto. E il curry, abbondante curry, eccolo qui, buono il curry, eh? Mi serve anche eh, un po' di vino bianco, mezzo bicchiere di vino bianco, un vino normale da cucina, non abbiate problemi, del sale e poi eh, un dado per preparare il brodo che è già pronto nella mia casseruola. E per un piatto così importante ci voleva un riso importante. E così con il riso importante, io anche questa sera ho la grande opportunità di parlarvi dei risi bianchi Gallo. Per risotti speciali, timballo e per essere cotto pilaf, come io faccio questa sera con il mio. Ne prendo 200 grammi. Cosa vuol dire cuocerlo pilaf? Lo sapete, si mette. In una teglia da forno, 200 grammi di riso sul fondo, lo si copre con due parti di brodo, cioè deve essere coperto, più una parte e si pone in forno a cuocere fino a quando ha assorbito le parti liquide. Mentre il riso è in forno e cuoce, pilaf, come vi ho fatto vedere prima, noi prepariamo la salsina. Allora mettiamo metà burro, cioè avete visto, ricordate che il burro era in due pezzetti, il primo pezzetto va nella padellina con lo scalogno tritato fine. Facciamo imbiondire lo scalogno e poi uniamo allo scalogno, ecco qua, i 200 grammi di gamberetti sgusciati e già scottati. Se fossero quelli surgelati, vanno bene così e eh, li lasciate ancora forse eh, gelati, come volete. Mescoliamo un attimino, facciamo prendere calore. Poi uniamo un pizzichino di sale, il curry. Qui io faccio appello al vostro gusto. Potete abbondare se vi piace questo piatto ben forte, con un sapore deciso del curry, oppure, eh, ma già che ci siete, sì, fatelo così perché altrimenti non ha senso, no? A questo punto io metto il vino bianco. Il calore della piastra deve essere alto e il vino bianco deve cuocere i gamberetti e evaporare quasi completamente. Allora, io adesso copro, cuocio per qualche minuto, intanto sarà pronto anche il riso. A questo punto io unisco la panna, ma non tutta, ne trattengo un pochino. Ecco, mescolo molto bene, però devo abbassare il calore della piastra. Allora trattengo un pochino di panna, poi vi mostro perché. Abbasso un pochino il calore della piastra e continuo per pochi minuti la cottura di questa salsa che è una salsa molto squisita. Intanto qui vedete che io ho il riso che ho tolto dalla tortiera nella quale ha cotto pilaf per circa 15 minuti e unisco al riso il pochino di panna che ho trattenuto e il piccolo pezzetto di burro, l'altro, il secondo. Mescolo molto bene aiutandomi magari anche dopo con un'altra posata. Il riso naturalmente è caldo e il burro si scioglierà Ora poi, con il riso mescolato benissimo e condito benissimo, io riempio una ciambella di questo tipo. Non serve ungerla perché è antiaderente e tutto sarà facilitato. Premiamo molto bene, eliminiamo le eventuali bolle d'aria e mettiamo ancora, ma per pochi minuti, eh, 5 o 6 al massimo, in forno in modo che la ciambella si solidifichi. Poi la togliamo, la posiamo su un piatto da portata e nel centro. Ci mettiamo la nostra salsina al curry. Allora, spero di essere stata chiara. Riempiamo la ciambella, poniamo riso in forno ancora per 2-3 minuti, il forno è rimasto acceso da prima, in modo che si asciughi ancora un po' e poi ci dia la possibilità di toglierlo bene bene dall'anello qua. Nel centro ci mettiamo la nostra salsina. Ed ecco pronta la nostra bellissima corona di riso con salsa di gamberi al curry. Un titolo lunghissimo questa sera, per un piatto, però delizioso.